Ancora ben ritrovati al campo sportivo dell'Agora Fitness. Sta per avere inizio l'attesissima finale dell'Old Cullen e sono già schierate al centro del campo FM e studio legale Imperia. Adesso c'è questa sponda per Polidori, che ha allargato nuovamente per Croatto, ha provato ancora con Polidori. Croatto, molto attivo Croatto, cerca Croatto di far passare questo pallone, ci riesce tra portiere e difensore per la squadra della formazione dell'FM. Poi è arrivato il gol di Croatto, una sentenza questo tiro. Prova ad accentrarsi Cetrone, cerca uno spazio, doppia finta di Cetrone, arma il destro e trafigge il portiere Croatto. A spazio rientra Croatto, arma il sinistro, ancora una volta Croatto. Si esaurisce sul nascere l'azione dell'FM, dall'altra parte Cetrone vince un paio di mismatch, poi calcia in porta, ottimo intervento del portiere, tocca a Croatto, il pallone lo riceve nuovamente, costruisce sempre lui le migliori opportunità da rete, ancora Croatto, Cetrone prova a vincolarsi, Cetrone del proprio avversario, riesce poi a toccare sulla sinistra, il sinistro diagonale interessante da parte di Fasoli. Ci sono tre uomini in barriera per quanto concerne la squadra dell'FM. Adesso va sul pallone Lattone, destro e palo, sfortunatissimo Cetrone qui. Ci sta provando adesso con più efficacia e alla fine trova la via del gol la squadra dello studio legale Imperia, ancora con Cetrone. Cetrone, il destro e il pallone si infila alla sinistra del portiere, cercato di indirizzare per Croatto, pallone che è stato agganciato e conclusione in porta. Deve però stare sempre attenta a Cetrone, che non ci pensa due volte, scarica questo siluro. Si è chiusa bene la squadra dello studio legale Imperia, che in difesa è stata molto più attenta, molto più concentrata. Altra conclusione violenta di Cetrone. Abbiamo oltrepassato la metà del secondo tempo, attenzione perché c'è tutto solo e riesce a trafiggere, a castigare Rigatto il portiere Ruzza. Ancora un pallone che viene recapitato sui piedi di Cetrone, aspetta la sovrapposizione di Fasoli e poi c'è il palo di punta colpito da Grenga, sfortunato Grenga, aveva fatto la scelta giusta. Il destro da parte di Cetrone, respinto bene di piede da Arturo Di Muro. La squadra dello studio legale Imperia, sempre, scusate, dell'FM, sempre protagonista. Attenzione a questo tiro dalla lunga distanza di Croatto. Mancava il punto esclamativo, mancava il gioiello, mancava la sentenza. Ne ha già generate diverse. Croatto ancora ha cercato il suggerimento a sinistra. Arriva l'imbucata di Areni. Lattone ha ceduto all'indietro il pallone, finisce qui, fischia giustamente Terminiello, il match finisce con la vittoria rotonda, roboante della compagine dell'FM, che trionfa per 7-3 sullo studio legale Imperia. Ed è tutto dunque da Enrico Pasquali Coluzzi, cordiale arrivederci per la finale di questo incontro.